1890 Boudin, che era stato un maestro di Claude Monet, venne a sua volta influenzato dall'allievo. Spesso dipinse all'aria aperta sulla costa della Normandia, ma sempre fedele alla tradizione, subordinò il colore alla creazione della forma, dando così ai suoi personaggi appena delineati in riva al mare una grande efficacia. Quest'opera, dipinta da Courbet nella località balneare di Trouville, è semplice, al limite dell'astrattismo. La sua efficacia risiede interamente nelle tonalità di grigio, ocra e blu, finemente differenziate, che creano l'idea della spiaggia, del mare e del cielo in bande parallele, orizzontali. Anche il vento su una spiaggia deserta può essere il soggetto di un dipinto. La rivoluzione, rappresentata dal movimento dei macchiaioli, non potrebbe essere meglio esemplificata in quest'opera di Giovanni Fattori. Negli anni dal 1881 al 1883, Van Gogh aveva visitato spesso Scheveningen, un villaggio di pescatori e località di villeggiatura sul mare del Nord, a pochi chilometri dall'Aia. Lì fissò il mare in burrasca e il cielo denso di nubi temporalesche. Sulla spiaggia, spazzata dal vento, qualche pescatore e abitante del luogo. L'arte, nel corso del XIX secolo, ha messo in evidenza la potenza terribile della natura. Gli artisti raffiguravano l'uomo indifeso in balia delle forze atmosferiche, sia in scene di gruppo, immagini di orrore e disperazione, sia come individui, come vediamo qui. Una figura accasciata su una spiaggia, sferzata da una tempesta. Nel luglio 1885 Gauguin andò a Dieppe, dove fu ospitato a casa di un amico. L'argomento qui è quello del bagno al mare. Il soggetto conserva un trattamento naturalistico, con una rapida pennellata impressionista e il tentativo di rappresentare una scena quotidiana. C'è un profondo abisso tra le quattro figure sulla riva e i bagnanti del mare. Ogni gruppo sembra isolato e inconsapevole dell'esistenza dell'altro. Heed ha eseguito questa scena temporalesca a Point Judith, nei pressi di Newport, come parte di una serie di dipinti che hanno raffigurato il tempo minaccioso al mare. Le nuvole sono cupe, il mare è in burrasca e le piccole barche a vela sembrano in procinto d'essere spazzate via. Tra tutti i pittori danesi, Krøyer è stato il più brillante e anche il più celebrato del suo tempo. Era in grado di far funzionare perfettamente qualsiasi composizione utilizzando solo alcuni semplici elementi. Qui crea un movimento diagonale tra i ragazzi in primo piano e le navi all'orizzonte. Il nostro sguardo si sposta così a destra, incontrando il riflesso della luna sul mare, il ragazzo e la spiaggia di Skagen. Nell'estate del 1867 Monet dipinse una coppia di opere in plein air a Saint-Adresse. I dipinti hanno dimensioni simili e il punto di vista differisce di pochi metri. I due quadri confrontano la soleggiata regata, osservata con l'alta marea da borghesi ben vestiti, con una scena nuvolosa con la bassa marea, che mostra barche da pesca trainate sulla spiaggia da marinai. Nel 1880 Turup condivise con James Ensor e altri artisti di Bruxelles un interesse per il neoimpressionismo. In questo dipinto, esposto con il gruppo dei venti, l'artista ha usato armonie tonali tenui nonché una divisione sistematica delle pennellate e l'uso di punti di colore puro derivati dai neoimpressionisti. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!